Davide Caffone e Max Minazzi anche quest'anno al Rally Monza Show. Sì, diciamo che quest'anno appunto era al di fuori del nostro programma, solo che alla fine con l'aiuto dei nostri sponsor ci hanno creduto, visto la stagione comunque, a parte due gare che non sono andate a buon fine, diciamo che il risultato è uscito, quindi ci hanno creduto, grazie a loro appunto riusciamo a fare questa ennesima esperienza a Monza, che non mi dispiace perché effettivamente Monza fai parecchi chilometri e quindi un motivo in più per conoscere sempre di più la macchina e cercare sempre di più il limite. Comunque, cioè, Monza è sempre un po' una vetrina per tutti e non esserci è un peccato, quindi ci riproviamo, speriamo vada tutto bene e perlomeno riuscire magari a fare il Master Show anche per una nostra soddisfazione, via. Con che macchina correte? Corriamo con una Peugeot 207 Super 2000 del team Twister e niente, vedremo un po' perché la classe, per male, ho visto l'elenco partenti e insomma è abbastanza agguerrita come sempre. Poi oltretutto essendo in pista diciamo che non è proprio un rally di per sé come lo facciamo di solito e ci sono anche parecchi equipaggi che sono abituati a correre in pista, dei pistaioli. Quindi lì sfruttano tanto le traiettorie, quindi ci adatteremo al meglio per riuscire magari a, insomma, a combattere per il podio, via. E quindi l'appuntamento è per questo fine settimana? Sì, per questo fine settimana partiremo già domani per iniziare a fare un po' di conoscenze con la macchina, soprattutto con la pista. E poi niente, venerdì mattina ricognizioni e venerdì pomeriggio avremo già due prove, di cui una sarà notturna, quasi sicuro, e poi niente, tutto sabato, tutto domenica, oltretutto quest'anno c'è anche delle prove nuove, quindi prove che non abbiamo mai fatto, di cui, vabbè, come l'anno scorso c'è una prova Maxi Grand Prix che è lunga 45 km, quindi anche lì insomma c'è da dargli, quindi dai, speriamo di divertirci, speriamo il tempo che tenga, perché insomma ha piovuto fino adesso, quindi speriamo che ci lascia almeno il weekend a divertirci. In bocca al lupo. Grazie Crepi.